Allora, la mostra è nata 2 anni fa quando un amico di Medicina e Persona, uscendo alla fine di una riunione, mi dice: ho letto un libro bellissimo, Le campane di Nagasaki, scritto da Glynn. Mi racconta 2 cose e esco, compro il libro. Da allora è stato un compagno praticamente per questi 2 anni, tanto che abbiamo deciso di fare questa follia, di fare una mostra del meeting. Si tratta di un medico di cui ci hanno colpito tantissimo alcuni passaggi importanti. Prima di tutto la sua ragione aperta, che di fronte alla morte della madre si è chiesto, si è detto, ci deve essere un senso alle cose, è andato a verificarlo. Facendo così ha impattato la tradizione dei cristiani nascosti. Lui stesso a un certo punto si converte e cambia, diventa cristiano e questo diventa una creatura veramente nuova che guarda le cose da un altro punto di vista, tanto che di fronte alla bomba atomica, in cui lui si impatta drammaticamente perché muore la moglie, ha già una leucemia, aiuta i feriti e legge questo evento come l'olocausto dei cristiani per la fine della guerra. Questa cosa poi procede, nel senso che lui torna, appena nascono qualche formica, torna ad abitare nel posto devastato e riporta lì la gente, diventa il punto di speranza e di ricostruzione in un mondo che sembrava impossibile. Lui, ha detto la pace, è il lungo lavoro di chi toglie il proprio egoismo e però si occupa dei problemi. Nello stesso modo il bene comune che va dall'aver piantato 1000 ciliegi in un posto devastato col primo premio che ha avuto invece di comprarsi la casa, dal fatto di avere costruito prima un pezzetto di chiesa dove non c'era più niente per far capire che cosa stava per loro al primo posto e dal fatto di aver costruito per esempio con i primi soldi arrivati una biblioteca per i bambini perché non c'era più un libro dopo la bomba atomica. Quindi un uomo che si compie dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano e direi dal punto di vista cristiano, nel senso che non sono l'unica a sperare che lo facciano santo, insomma, quest'anno il Papa va anche in Giappone.